Andiamo di qua da un fatto. Cosa devo prendere? Ma l'ho preso. Nelle zone giallo, le Ma l'ho forze già dell'elite ti. preso. Oh no, devo rifarlo. Oh no, devo ritornare lì. Devo ripetere tutto. Va bene. Va bene. Vediamo in giro. Cerchiamo di farlo meglio allora. Vedo che oggi studiando oggi è 24 febbraio diciamo che l'Ucraina potrebbe non esserci più entro stasera e giocare a un gioco di guerra per quanto temi diversi e tutto quello che volete così si fa, oggi Freddy. Questo porterà la gente dalla nostra parte. Ehi, guarda dove metti i piedi. Mi fa veramente, veramente strano. Tanto strano. Allora. Cavolo. Ok. Studiare un modo per farla stealth. Buongiorno. Andiamo di qua. Io avevo fatto tutt'altra cosa. Aiuto. Maia. Dov'è l'entrata? Qui. Via, basta. Metallo leggero. Che farei? Che culo. Benissimo. Benissimo, ho fatto una cosa pericolosissima. Sì, ho preso del tonno in scatola che può sempre tornare utile d'altronde. Per scatenare una rivoluzione, convinci la gente comune a combattere per la causa. La mappa mostra i progressi dello sviluppo della rivolta nel quartiere e le cinque categorie di azioni che contribuiscono a provocarla. I punti strategici che devi conquistare. La voce della libertà per ascoltare i piani della resistenza. I sabotaggi con cui distruggi gli impianti dell'EPC. Gli atti di liberazione, come il salvataggio delle vittime della polizia e infine la distruzione degli APC che pattugliano le strade. Oltre a risvegliare i cuori e le menti, puoi ottenere punti tecnologia EPC con cui acquistare variabili per armi.
modi d'uso per attrezzi da guerriglia e nuovi oggetti per i kit. Quando cuori e menti sono al massimo del livello, potrai trasmettere nel quartiere dei messaggi propagandistici della Resistenza. Essi porteranno alla ribellione o l'accesso alle principali roccaforti dell'EPC nella zona. Brady, sono Ned. Sei stato grande a raccogliere quelle informazioni sul quartiere. Ora sappiamo a che cosa andiamo incontro. La stazione di polizia dove sono tenuti prigionieri i miei ragazzi è poco distante da te. Ma non possiamo tentare di liberarli ora. I Nork hanno l'intera area sotto controllo. Sarebbe un suicidio. Dobbiamo convincere i cittadini a schierarsi dalla nostra parte. Fare leva sul loro desiderio di libertà. In questo modo, una volta ottenute maggiori informazioni su Walker, potremo agire. Ora devo tornare all'armeria prima che qualche rincoglionito faccia saltare tutto per aria. Ci sentiamo tra poco. Buona fortuna, Brady. Cazzo. Ok, qualsiasi cosa fate per sapere. Ok. Perché gli servono informazioni sensibili al più presto. Certo. Posto acquaiamenti al 100%. Come? Allora, attività di acquaiamenti. Apri cuori e menti. Ah, è così che è strutturato il gioco. Piacevole. Aspetta, mi auguro che ci sia anche qualcos'altro. Me lo auguro davvero, perché se no è da spararsi nei coglioni. Allora. No, ti farai sparare. Qui dentro. Beh, ok. Sto cercando di capire dove. Dov'è? Ok. Prendiamo tanta roba. Perché non è qua. Vorrei prendere quella roba lì. Quindi. Oh, non è esploso. Brady, sono Ned. Funziona. La gente comincia a schierarsi dalla nostra parte. Continua così, Brady. Sì, Abbiamo bisogno di caos e confusione per poter liberare i miei ragazzi. Sì. Aia, cazzo. Allora, da qua non mi possono prendere, no? Ok, ma sbucano così? Sono 40.000. Ok. Allora.
Aia. Quanta cazzo di gente c'è? Ok. Aia cazzo. Ok, via. No, cosa cazzo fai? Via. Ok. Vendi magari. Aiuto. Ok. Ok, benissimo. È silenziosa per quest'arma, no? Dove che faccio? Ah, beh, abbiamo dei nascondigli qua. Aiuto. Ok. Vabbè, ma sono davvero infiniti, eh. Ah, ma arrivano anche dal tetto. Allora ciao. Ma che io cosa cazzo devo fare per andare avanti nella mia storia? Scusa. Almeno 6 oggetti di valore. Messaggi. Ho sbagliato. Devo davvero portare questa al 100%. E basta? Cioè io non ci credo che il gioco è tutto così, eh. Ma perché non mi ha ridato le munizioni? Mi ha tolto un medikit, che cazzo? Vediamo se riesco. Devo fare un'altra cosa, però va bene. Allora. Ehi, un momento, ma che cavolo stai facendo? Tecnicamente vorrei aiutarvi. Ancora? Cosa? Ok. Bel colpo, Brady. Così otterremo appoggio nel quartiere. Aia. Ok. Bene. Arrivederci. Allora, no, aspetta, No, ho sbagliato, cazzo. Merda. Aspetta, facciamo finire questo. Thank you.
Ah, fino così. Allora, devo cercare di capire cosa fare. Perché devo davvero. Cioè, picchiare. Finire tutto questo e basta. Chi mi ha visto? Vabbè, ho capito. Un attimo. Diario recuperato. Magari lo leggiamo più tardi, eh. Andiamo a liberare i prigionieri, no? Merda. Ottimo lavoro, Brady. Così la gente capirà che battere i Nork è possibile. Ok. Aiuto. La mia assistita non mi ha assistito. Qualcuno mi aiuti. Io lo sai. Te prampi che fai da solo. Ok. Aiuto. Cristo, indietro, indietro. Immobile. Aiuto. Ok. Curati. Bene. Arrivederci. Volevo sabotare. Ok. Andiamoci piano. Perché non voglio rischiare nulla. Sì, però davvero se ogni cosa è un allarme. Aia cazzo. Posso farmelo io un medikit? Non posso. Sabota il camion della propaganda.
certo, come? Aiuto. Ma io non posso muovermi. Da dove mi fai riprendere? Di AI mi è piaciuto. Zonal 34. Va bene, ora devo cercare di capire cosa tutto fare. Mappa. Prendiamo una radio. Allora, il problema della radio, merda. Messaggio. Ok. Segnalate qualsiasi. Come ci arrivo io lì? Salva il civile. Che accade? Nessuno in vista. Minchia, che mia in merda. No. E invece. Ok. Merda, immagino. No, vabbè, veramente una roba impressionante. Non finiscono più. Non finiscono più. Bene. Merda, questo non è dell'esistenza però. Ok. Bene. La mia assistita dovrebbe passare a meritarsi un più di più. Davvero, però non finiscono più, basta. Vuoi cercare un qualcosa, un nascondiglio, perché gente ovunque, io non posso muovermi da qua. Ok. Aiuto. Ma perché non ha sparato un colpo bene? Sì, ciao, non lo finirò mai.
Io devo capire come cazzo arrivare a questa. Io non posso fare niente. Cioè, fino a quando io non faccio tutte queste cose. Ok, fino a quando io non prendo tutti quanti. Gli addetti alla manutenzione devono presentarsi al controllo attrezzi ogni 40 minuti. Tutti gli attrezzi mancanti devono essere segnalati alla centrale entro 20 minuti dalla loro scomparsa. Ok. Pensavo mi. Pensavo di sbloccare qualche percentuale. Allora, io non ho la più pallida idea di cosa fare per sbloccare altri così percentuale. Proprio zero idea. Vediamo se si riesce a fare qualcosa. È finito? Ah, più così rapido. Allora. No, via. Mappa. Che vuoi che faccia? Questa deve essere al 100%, quindi... Che devo fare? Qualche roba secondaria? Che vuoi che faccia? Io non capivo mai come entrare qua. Mai lo capivo. Forse l'ho capito invece. Ah, è vero, ci sono già stato qui anche. Capito, che palle, però. Posso muovermi a fare qualcosa? Non è possibile. Ok, coglione io, però cazzo, non posso veramente muovermi. Avrebbero anche un pochino piantati i coglioni, eh. Scappa, scappa. Oh, siamo nel rifugio. Ora. Radio. Cazzo, quello che volevo fare da tempo. La mafia di Bricktown.
Sono probabilmente signorina lì non sta bene. Puttana della resistenza a livello nazionale. L'EPC Netto. Allora. E ne ha motivo. L'estate scorsa la mafia di ma non è da questi che io faccio cose, cioè è dalle radio e da queste cose. Giusto? Andiamo da quest'altra radio, dai. Hai visto? Mi nascondo. Ciao. Quanto è distante? Un po'.